Buongiorno a tutti, vorrei dare il benvenuto alla professoressa Otranto. Siamo molto contenti di avere con noi oggi la professoressa Otranto, perché è uno dei massimi esperti di filologia classica e papirologia e professoressa all'Università di Bari. Il curriculum vitae è veramente molto bello, molto interessante, ma non vi racconto tutti i dettagli perché è scritto ovviamente sul sito internet. Dico solo che ha avuto per esempio un stipendio Fulbright, ha studiato con l'Accademia Americana, anche con istituti vaticani, e ecco, è uno dei massimi esperti in materia. E avere questa presentazione per il vostro progetto è un grande piacere, molto importante, perché tutti gli strumenti che discutiamo nel nostro progetto Fisica e Arte contro la CO2 erano in un modo o l'altro presenti, per esempio, nella libreria e nella biblioteca di Alessandria, e erano soggetto alla filologia classica, diciamo, in quanto gli scrittori antichi hanno parlato di queste cose. Per esempio, lo specchio lineare molto probabilmente è stato usato da Aristotele per difendere Siracusa, è stato descritto dallo scrittore Zetzes, i principi di fisica che fanno funzionare lo specchio lineare sono molto simili a quelli del meccanismo di Anticidera, e qua sappiamo, credo, che quello era descritto nella biblioteca di Alessandria. Un altro esempio è la eolipile era stato studiato alla biblioteca di Alessandria, era soggetto della biblioteca di Alessandria. E se queste cose non sarebbero sparite 2000 anni fa, avrebbero potuto forse anche evitare il riscaldamento globale, perché abbiamo dimostrato con questi strumenti si può fare un contributo molto importante per evitare i carburanti fossili. Allora, non si tratta solo di chiacchiere accademici per gli esperti, ma di cose di una grande importanza generale. E così, considerando queste cose, si sta creando automaticamente un collegame fra fisica e i humanities, qua la filologia, così come vogliamo noi anche creare un collegamento fra fisica e arte. E per questo, questa presentazione della professoressa è così importante nel contesto di fisica e arte contro la CO2. E perciò è un mio grande piacere di dare la parola alla professoressa Otranto. Bene, mi sentite? Mi sentite? Si sente? Sì, tutto bene. Benissimo. Allora, innanzitutto desidero ringraziare il professor Hans Grassmann e la professoressa Marina Kobal che mi hanno rivolto questo gentile e interessante per me invito a partecipare con un contributo sulla biblioteca di Alessandria al progetto, che è un progetto di fisica, come abbiamo sentito, inquadrato nell'ambito dell'Euroscience Open Forum, e quindi sono molto grata e davvero vi ringrazio. Il mio contributo sarà, come ha anticipato il professor Grassmann, che ringrazio anche per la generosa presentazione, sarà focalizzato sulla biblioteca di Alessandria, sull'antica biblioteca di Alessandria, e mi corre l'obbligo di precisare che si tratta dell'antica, perché sappiamo che esiste anche una moderna biblioteca inaugurata nell'ottobre del 2002, dopo una lunga gestazione, insomma, dagli anni 70, insomma, alla fine dal 1995 al 2002, è stata poi prima progettata e poi realizzata, ma non parleremo di questa biblioteca. E dunque, mi è accaduto di leggere all'inizio dell'estate un racconto di Fabio Stassi, un talentuoso scrittore
scrittore che ha le stesse passioni, e cioè libri e biblioteche, antichi e non. Un racconto il cui titolo, Congedo, in nulla faceva presagire il piacere che mi ha colto leggendolo, avendovi trovata narrata una intelligente e immaginifica rielaborazione delle fonti antiche e delle sorti della biblioteca che nei secoli ha maggiormente fascinato l'umanità, la biblioteca di Alessandria. Ci troviamo in un tempo che è come sospeso, indefinito, in uno dei monasteri della penisola Atonita, questa che vi indico con il mouse, e il protagonista del racconto è il novizio Basilio, messo a guardia dell'ultimo avamposto della cultura mondiale, un manipolo di libri, di classici dell'umanità, gelosamente custoditi nella biblioteca del monastero di Sant'Egoppio. Qui la biblioteca era stata allestita nei secoli con gli stessi mezzi con cui fu allestita la biblioteca di Alessandria, ricorrendo agli stessi espedienti. E le sorti dei libri, prima falcidiati da una catastrofe atomica e dalle sue ferali conseguenze, quindi da una crudele operazione di selezione, sono le medesime sorti dei libri e della cultura che da Alessandria è promanata nei centri minori dell'Egitto di età ellenistica e imperiale. Il racconto, impronta fantascientifica, si tinge di giallo allorquando il novizio Basilio viene trovato morto ai piedi del Corrione, con il corpo dilaniato da minuscole ferite procurategli dal Trojum pulsatorium, un temibile insetto cartofago già responsabile della scoperta di milioni di libri conservati nelle più importanti biblioteche del mondo. La morte che Basilio si era in qualche modo procurato diventa la morte, cito Stassi, di tutto ciò che gli uomini avevano concepito e scritto. E un desolato Dio narrante, impersonato da Fra Macario, abbandona il monastero alla ricerca di una fantomatica biblioteca costruita nei secoli con i libri raccolti, selezionati e fatti riprodurre dai bibliotecari, a cominciare da Zenodoto di Efeso, primo bibliotecario di Alessandria. L'idea, riformulata in maniera originale ma non nuova, è che quanto si era fino ad allora conservato fossero gli scarti della letteratura mondiale, di cui solo il caso aveva decretato la sopravvivenza. I preziosi libri dell'umanità erano tutti sepolti in una fantomatica cattedrale sita in mezzo al deserto, un novello serapeum che custodiva i testi più antichi, destinati a diventare, in un ammirevole gioco caleidoscopico, i più nuovi. Ebbene, questa è solo una delle riscritture, la più recente a mia scienza, in questa raccolta di racconti è stata pubblicata, è stata licenziata nel mese di giugno del 2020. Dicevo, la più recente che è già la storia della biblioteca di Alessandria, da sempre contesa in bilico tra mito e realtà, tra fonti letterarie e riproduzioni e letture moderne. Modello archetipico di tutte le biblioteche universali dell'antichità e non, protagonista di tanti racconti e altrettanti studi. Ne cito soltanto tre: il volume di Ivar Alexander Parsons, Alexandrian Library, del 1952, l'insperato Ptolemaic Alexandria di vent'anni successivo, e il fortunato libricino di Luciano Canfora, La biblioteca scomparsa, apparso nel 1986 per la prima volta, ma poi in tante, diciamo, tante edizioni e soprattutto tradotto in numerosissime lingue. La storia della biblioteca di Alessandria, qui vedete una mappa, diciamo, del bacino del Mediterraneo e dalla parte dell'Egitto del Delta con la città di Alessandria in basso. E questa invece è una mappa, una cartina dell'Egitto. Dicevo, la storia della biblioteca di Alessandria prende le mosse quando Ptolemeo I Soterra, l'iniziatore della omonima dinastia, fonda dopo il 295 nel quartiere dove si trovava il palazzo reale un tempio delle muse, il Museion, appunto. A tal fine egli si giovò dell'aiuto di Demetrio Falereo, filosofo peripatetico che aveva governato ad Atene dal 317 al 307 e che, caduto in rovina politicamente, dopo aver abbandonato la città, riparò a Tebe,
e poi dopo una decina d'anni ad Alessandria, alla corte del re Tolomeo, nel frattempo appunto diventato sovrano. Qui, tra Tolomeo I e Demetrio Falereo, epigono della scuola di quell'Aristotele che, secondo il geografo Strabone, insegnò ai re d'Egitto come si organizza una biblioteca, qui, e lo vediamo in questa testimonianza, Aristotele fu il primo, la nostra scienza, che insegnò ai re d'Egitto come si organizza una biblioteca, appunto, qui nacque un sodalizio politico e culturale. Il museo fondato da Tolomeo ospitava ogni genere di dotti ed eruditi che, oltre ad essere mantenuti a spese dello Stato, usufruendo di vitto e alloggio, non pagando tasse né imposte, erano anche remunerati. Gli studiosi avevano a disposizione i libri della biblioteca annessa al museo, ideata dal sovrano che ne aveva perfettamente inteso la valenza politica, oltre che culturale, un'istituzione che dava lustro e visibilità alla città che lo ospitava e a chi l'aveva progettata e realizzata. Abbiamo appunto appena letto il passo in cui Strabone mette in stretta correlazione la figura di Aristotele e le sue competenze in materia di ars bibliotecaria con l'organizzazione di quella che sarà la più grande biblioteca nel mondo antico, ancora oggi considerata, come si è detto, l'ideal tipo di biblioteca universale. Sì, perché per allestire e arricchire il patrimonio librario della grande biblioteca, Tolomeo fece raccogliere libri provenienti da ogni dove, fece acquisire la biblioteca personale di lavoro di Aristotele, passata poi in eredità agli epigoni della sua scuola, su suggerimento di Demetrio Falereo fece realizzare traduzioni in greco di opere straniere. Ciò che, se da una parte consentì agli studiosi del museo di leggere e conoscere molte opere di cui ignoravano la lingua, d'altro canto divenne uno straordinario espediente di propaganda politica, dal momento che i Tolomei avevano bisogno di legittimare e rafforzare il potere della presenza greca in Egitto. Un esempio di questa attività di traduzione è costituito dalla cosiddetta Settanta, la traduzione dell'Antico Testamento dall'ebraico in greco. Secondo la lettera di Aristea, un testo che oggi si attribuisce ad un autore filogreco di secondo secolo a.C., Tolomeo II Filadelfo, figlio e successore di Tolomeo Soter, avrebbe affidato ad un gruppo di 72 uomini la traduzione della Bibbia che fu realizzata in 72 giorni. Vedete qui anche appunto l'immagine di un codice che contiene la lettera di Aristea e anche l'immagine di un fortunato libro anche del professor Luciano Canfora, Il viaggio di Aristea. E effettivamente la biblioteca faceva parte di un programma, come abbiamo visto, propagandistico, che da una parte mirava ad accrescere il prestigio politico e a rafforzare il potere della dinastia dei Lagidi, dall'altra a potenziare l'identità greca della città. Questo programma, già avviato da Tolomeo I, fu proseguito da Tolomeo II, che potenziò e incrementò quanto aveva cominciato il padre. Qui vedete una raffigurazione pittorica di Camuccini, conservata a Napoli, che raffigura proprio il Tolomeo Filadelfo nella biblioteca di Alessandria con i saggi. Perché la biblioteca di Alessandria ha ispirato non soltanto molti racconti, ma anche molti racconti diciamo letterari, ma anche molti racconti raffigurazioni pittoriche. L'opera di arricchimento e potenziamento, ancora qui vi posso mostrare un dipinto di Paris Nogari, la biblioteca di Alessandria, che si trova nel Salone Sistino e che ancora vede insomma presenti le figure di Tolomeo e di Aristea e ancora di Jean-Baptiste de Champagne. Questo dipinto è conservato a Versailles. Dicevo, l'opera di arricchimento e potenziamento dell'opera culturale culturale dei primi due sovrani della dinastia continuò poi sotto Tolomeo III e Vergete, il quale, secondo quello che ci racconta il medico, scienziato, scrittore e filosofo Galeno, il quale, dicevo, fece trascrivere tutti i libri che giungevano ad Alessandria, trasportati dalle navi, costituendo in tal modo il fondo cosiddetto delle navi. Sotto cauzione, lo stesso Tolomeo e Vergete, una volta, insomma, un imbroglio un po' audace, si fece prestare dagli ateniesi gli esemplari ufficiali dei poeti tragici,
fatti allestire da Licurgo un'ottantina di anni prima, li fece trascrivere e restituì agli ateniesi le copie, trattenendo presso la biblioteca gli originali. Lo stesso Galeno fornisce poi ulteriori testimonianze sulla biblioteca di Alessandria. In un caso, e cito solo questa, per esempio, ci racconta che la rivalità tra Alessandria e Pergamo, nonché il proliferare delle grandi biblioteche, provocarono un grande aumento nella produzione di falsi, cioè l'attività legata alla ricerca spasmodica di libri fece sì, da parte di Alessandria e da parte di altri grandi centri che appunto cominciarono a rivaleggiare, a gareggiare con Alessandria, fece sì che cominciasse, si avviasse una produzione di falsi. Per quanto importante sia stata questa biblioteca per la storia dell'umanità, poche sono le fonti che ce ne parlano in maniera diretta. Possiamo anzi dire che la conoscenza che noi abbiamo di essa è inversamente proporzionale alla sua fama e alla sua gloria. In particolare, poco sappiamo su come si svolgeva la vita al suo interno, né conosciamo dettagli puntuali sui locali della biblioteca. Se vi fosse una grande sala, come accadrà poi per le biblioteche di età imperiale, una o più grandi sale, magari semplicemente dei corridoi o dei peripati in cui gli studiosi passeggiavano discorrendo, se vi fossero dei tavoli, degli armadi, delle nicchie o delle capse in cui riporre i libri. Infatti il termine biblioteche propriamente indica la teche appunto, che ospita i libri. Vi mostro ora una serie di immagini, sono dei disegni, delle incisioni che ricostruiscono gli interni della biblioteca di Alessandria. Sono immagini evidentemente che si fondano un po' su alcune testimonianze che noi abbiamo, tradotte appunto poi in plastici evidentemente, ma in assenza di testimonianze direttamente riferibili alla biblioteca di Alessandria, dobbiamo fondarci un po' sulle testimonianze letterarie, anche iconografiche talvolta e archeologiche in generale, che riguardano anche altre biblioteche. Come che sia, una ricostruzioni della biblioteca di Alessandria sono state fatte, tentate, sempre per questo desiderio di raffigurare appunto quello di cui si parla e che evidentemente non si conosce. Qui vedete appunto un'incisione, un disegno, chiaramente si tratta del complesso della biblioteca, scene di interni, come vi ho detto, ancora delle incisioni che raffigurano un armarium, quindi in cui erano riposti rotoli in orizzontale, e una capsa, come vedete qui in basso, dove i rotoli venivano portati, appunto, venivano anche conservati, appoggiati, un tavolo con uomini studiosi evidentemente intenti a leggere e a studiare. Anche questa è una ricostruzione di interni. Mi scuso, la qualità delle immagini è abbastanza, non è sempre buona, ma insomma è quello che sono riuscita a reperire. Tanto sono comunque immagini di fantasia, evidentemente, ma che rendono bene quello che stiamo raccontando. Anche qui si vedono appunto intere pareti riempite da questi rotoli. Quando parlo di un rotolo, parlo evidentemente di un libro della forma libraria più comune nel mondo antico, almeno fino a che non venne soppiantata e sostituita dal codice, a partire dal primo secolo, ma con piena realizzazione poi tra terzo e quarto. Anche ancora una sbiadita immagine, sgranata anzi, di una scena di interni, questa anche non ne parliamo, questo invece è un rilievo che purtroppo è andato perduto, ma di cui si conserva ancora una volta un disegno, in cui si vede appunto uno studente che prende un libro, cioè un rotolo, e vedete queste etichette sono delle etichette che nel mondo antico avevano il nome di Silubos, su cui venivano descritti i contenuti dei rotoli, quindi il nome dell'autore, il titolo dell'opera e, se l'opera era divisa in più libri, anche il numero del libro, evidentemente. E questo invece è un altro disegno che raffigura una di queste capse che racchiudevano e che permettevano la deposizione dei rotoli. Invece questi sono due fotogrammi
credo che li riconosciate, di Ipazia, tratti dal film Agorà, un film di Amenabar, che è uscito abbastanza recentemente nel 2010 in Italia, nel 2009 in Spagna, un film che ha suscitato un vivace e insistito dibattito e ha avuto il merito di riportare all'attenzione la figura di Ipazia, anche se il film contiene qualche inesattezza, ma poco rileva. La figura di Ipazia è del mondo appunto di Alessandria e del mondo dei saperi, in particolare di quelli scientifici ad Alessandria. Ma torniamo alle testimonianze. Una delle più che rare testimonianze antiche su come si svolgeva la vita all'interno della biblioteca è quella di Timone di Fliunte, riportata da un Ateneo, un autore di secondo secolo, anch'egli operante ad Alessandria. Ebbene, Timone di Fliunte, che era un poeta vissuto tra IV e III secolo, un poeta satirico, in un passo, come leggiamo, chiama il museo Gabbia per uccelli, prendendosi gioco di quei filosofi che vi erano mantenuti perché allevati dentro una voliera come gli uccelli più costosi. E quindi Ateneo cita questo frammento per noi prezioso di Timone. Nel popoloso Egitto sono foraggiati molti eruditi dietro a palizzate di libri e si azzuffano senza fine nella gabbia delle muse. Di sicuro sappiamo che in questo istituto di ricerca venivano armonicamente e operosamente coltivate tutte le branche del sapere, diremmo oggi del sapere scientifico e umanistico, la matematica e le scienze naturali, la zoologia, la botanica, l'astronomia, la fisica, la medicina, nonché gli studi letterari, critici e filologici. Ragion per cui Strabone più tardi poté definire coloro che appartenevano a questa istituzione uomini di lettere, filologo Iandres. La caratteristica principale di questa biblioteca è che essa non fu soltanto una biblioteca di raccolta, ma anche e forse soprattutto di studio. Anzi, è proprio questa la nuova funzione inaugurata dalla Biblioteca di Alessandria. La biblioteca come luogo di raccolta quanto più ampia possibile, nonché come luogo di studio dei testi e di elaborazione critica. Qui una comunità di dotti, eruditi e studiosi lavorò alacremente e contribuì al censimento, all'organizzazione e alla trasmissione del sapere. I filologi alessandrini, utenti privilegiati di questa biblioteca, innanzitutto raccolsero, poi classificarono, studiarono, tradussero, interpretarono e commentarono il sapere noto fino ad allora. Basti qui portare a mero titolo di esempio il caso del lavoro fatto sul poeta greco per eccellenza, Omero. La declamazione dei poemi omerici da parte degli Aedi per alcuni secoli aveva consentito ai greci di ogni città di ascoltare i versi del poeta e, a partire dal VI secolo, tali versi cominciarono ad essere messi per iscritto. Questo naturalmente portò ad una proliferazione di testi che erano ricchi di varianti, di trasposizioni, di aggiunte, di omissioni. E su questo testo, sul testo di Omero, i filologi alessandrini si esercitarono, dando vita ad un importante lavoro critico e filologico di studio, di sistemazione e di commento al testo. Si tratta di filologi che spesso furono anche direttori di biblioteca. In particolare possiamo contare sulla testimonianza di un papiro, il papiro cosiddetto di Osirinco 1241, un papiro di secondo secolo. Scuso anche di questo papiro, non sono riuscita a reperire un'immagine migliore. Comunque ci importa per quello che racconta, non lo dobbiamo leggere, quindi va bene così.
Dicevo, un papiro di secondo secolo di cui sopravvivono poche colonne di scrittura contenente materiale vario e adespoto. Nelle prime colonne, che sono molto rovinate, c'è un prezioso elenco dei grammatici alessandrini e dei bibliotecari di Alessandria. Manca il nome del primo bibliotecario, appunto, di colui che per primo diresse la biblioteca, Zenodoto, e manca anche, il nome di Zenodoto manca perché c'è appunto il papiro è rovinato, mentre lì dove ci aspetteremmo manca il nome di Callimaco di Cirene, del poeta, erudito, filologo Callimaco di Cirene, che evidentemente, desumiamo, non fu mai bibliotecario della Biblioteca di Alessandria, anche se il poeta di Cirene ebbe comunque un ruolo cruciale, un ruolo importante nella biblioteca, visto che tra i suoi numerosissimi lavori, lavori in poesia ma anche in prosa, ve n'è uno particolarmente prezioso. Si tratta di un lavoro, di carattere biobibliografico, di cui purtroppo oggi restano pochissimi frammenti. L'opera si intitolava Pinakes, o Indici o Quadri di tutti coloro che furono eminenti in ogni campo della letteratura e dei loro scritti, ed era in 120 libri. Quest'opera, il Pinakes, può essere considerata il primo repertorio critico letterario di cui si ha notizia, e qui le opere erano ordinate per argomento. Gli autori erano arrangiati alfabeticamente con una breve notizia biografica, poi c'erano i titoli delle opere, gli incipit, cioè gli esordi, gli inizi, i primi versi o i primi righi dell'opera in questione, e poi le note stichometriche, che vuol dire le note che ricostruivano, che davano conto del totale del numero di righi scritti nell'opera. E queste erano particolarmente importanti perché aiutavano a determinare l'integrità e quindi anche l'autenticità, evidentemente, delle copie. Ma dicevo, se è sicuro che i Pinakes non furono il catalogo della Biblioteca di Alessandria, come pure in passato è stato ritenuto, tuttavia possiamo dire che il lavoro di Callimaco, che ha impresso il segno nella tradizione letteraria successiva, si è basato sicuramente sui cataloghi ufficiali o sui materiali posseduti dalla grande biblioteca. Ecco perché per noi la testimonianza è importante, anche se diciamo, di quest'opera abbiamo soltanto pochi frammenti, ma capiamo un po' come probabilmente era arrangiata all'interno la biblioteca e soprattutto quanto patrimonio doveva esservi stato per aver scritto Callimaco 120 libri. Dicevamo che il primo bibliotecario, invece, di cui sappiamo, fu Zenodoto di Efeso. A lui si deve un prezioso lavoro critico di diortosis dei testi, soprattutto omerici. Questo lavoro, come abbiamo accennato, consisteva nella ricognizione delle varianti, nella ricognizione, nell'eliminazione appunto delle interpolazioni, nel riempimento di lacune, il tutto finalizzato a ricostruire il testo in una forma, diciamo, vicina all'assetto originario. Di Apollonio Rodio, che fu il secondo bibliotecario, non sappiamo molto, fu allievo di Callimaco, sappiamo con cui entrò in polemica per via del suo poema, Le Argonautiche, e studiò anche i poeti Omero e poi anche Esiodo e Archiloco. Mi soffermerò invece in particolare sulla figura di Eratostene di Cirene, che diresse la biblioteca dopo Apollonio, uno studioso poliedrico che fu esperto di astronomia e geometria e mise queste due discipline a servizio della geografia. Eratostene calcolò la circonferenza terrestre e la calcolò in maniera straordinariamente, diciamo, precisa, con misure che si discostano veramente di poco dalle misure reali, e calcolò la posizione delle terre, allora conosciute, e comprese anche che lavorare su un modello in scala poteva aiutare a trarre delle conclusioni applicabili al mondo reale. Eratostene, nel
Trattato di geografia oggi perduto, un'altra sua opera appunto importante, era stato ispirato dall'ambizione di descrivere le Cumene all'indomani delle conquiste di Alessandro, che si era inoltrato in territori fino ad allora poco noti o del tutto sconosciuti, ed era anche stato ispirato dal desiderio di allontanarsi dall'impostazione letteraria ed etnografica dei suoi predecessori. E non è un caso che ancora una volta il geografo Strabone, parlando di Eratostene, scriva che egli cercò di fare una dioptosis della geografia e dichiarò le sue opinioni riguardo alle quali, dice Strabone, se occorrerà apportare un'ulteriore dioptosis, dovremo provare a farla. Egli dunque ha ragione ad affermare che si debbano utilizzare assunti matematici e fisici, eccetera, eccetera. La parola chiave, come abbiamo visto, è sempre dioptosis, l'abbiamo già menzionata prima, una parola che vuol dire correzione, emendamento, revisione, ed è una delle attività principali degli studiosi alessandrini. Dopo Eratostene, Aristofane di Bisanzio fu il primo filologo puro a dirigere la biblioteca, riprese il metodo e gli interessi di Zenodoto, applicandoli anche ad altri autori. Si occupò della divisione della poesia lirica in strofe e in versi, curò l'edizione dei Tragici e di Aristofane e raccolse glosse attestate sia in prosa che in poesia e aumentò il numero dei segni critici, modificandone anche in alcuni casi il significato. Infine, tra gli ultimi bibliotecari di cui si abbia notizia, vi sono Apollonio, cosiddetto idografo, un personaggio oscuro, forse confuso secondo alcuni con Apollonio Rodio, e Aristarco di Samotracia, al quale dobbiamo l'invenzione, per così dire, del commento, del commentario separato dal testo. Del suo commento all'Iliade dell'Odissea restano abbondanti tracce nelle note marginali di uno dei più importanti codici dell'Iliade, il Marciano Greco 454. Anche Aristarco lavorò sui segni critici, aumentandone e mutandone il significato, e inoltre studiò anche egli Aristofane e Erodoto. In questa slide vedete un papiro, il papiro Amers 212, che contiene i resti di un commentario al primo libro di Erodoto, e siamo sicuri che sia di Aristarco, perché la notizia è riportata nella subscrizio, che evidentemente nel libro antico, nella storia del libro antico, conteneva gli stessi elementi che prima abbiamo detto essere contenuti nel Syllabus, quindi il nome dell'autore, il titolo dell'opera e l'eventuale numero di libro. Ebbene, se fino a questo momento la carica di bibliotecario, come abbiamo visto, fu ricoperta da figure di grande rilievo, studiosi e poeti, il papiro di Ossirinco 1241, questo che ci dà questo elenco anche di bibliotecari, menziona come successore di Aristarco un certo Cida, un ufficiale del tutto sconosciuto, uno dei lancieri, dice il papiro, che diventa un po' il simbolo della decadenza della biblioteca di Alessandria, una decadenza che si inquadra sullo sfondo di una mutata situazione politica culminata con una repressione durissima da parte del re Tolomeo VIII Vergete II ai danni della popolazione di Alessandria, in particolare degli intellettuali che lavoravano nella biblioteca. Racconta ancora una volta uno storico che si chiama Androne, e la testimonianza ci è riportata sempre dall'Ateneo, che il sovrano massacrò molti abitanti di Alessandria e costrinse all'esilio non pochi di quelli che erano stati giovani ai tempi di suo fratello, riempendo così le isole e città di filologi, filosofi, cultori della geometria e della musica, pittori, maestri di ginnastica, medici e numerosi altri professionisti. Questi, costretti dalla povertà, si dedicarono all'insegnamento delle loro conoscenze e così formarono parecchi illustri studiosi. Quindi vediamo da questa descrizione, che da questo passo che ci riporta Ateneo, anche un po' quelli che erano i saperi praticati all'interno della biblioteca, evidentemente, e poi soprattutto comprendiamo che
per effetto di questa, insomma, di questa repressione, ci fu una sorta di diaspora e quindi questi studiosi poi, diciamo, una cosa buona è che furono costretti ad andare via da Alessandria e quindi portarono il loro sapere, il loro bagaglio e insegnarono in altri centri e in altre città, sempre del bacino mediterraneo. Decadenza, abbiamo detto, una decadenza dunque, ma non fine. Per la fine dobbiamo aspettare ancora un bel po', per fortuna. Abbiamo parlato finora della biblioteca come, di Alessandria come protagonista assoluta degli studi filologici e critico-letterari, dell'importante lavoro di raccolta, sistemazione e studio di tanta letteratura, soprattutto greca. Ma l'apporto del lavoro di raccolta e di studio nella biblioteca di Alessandria si evince anche se si guarda al mondo delle scienze, dei saperi scientifici, per meglio dire, che oggi in questa sede ci interessano forse un po' di più. Un mondo che coesisteva, cooperava e in alcuni casi, come quello di Eratostene che abbiamo già presentato, coincideva con il mondo dei letterati, in un contesto di aristotelica memoria. In un celebre passo sulla vita di Alessandria, della vita che si svolgeva in Alessandria, che non vi leggo, dello storico Ammiano Marcellino, appunto c'è il riferimento, si incontra il riferimento ai saperi che erano praticati ancora nel IV secolo, i saperi grammaticali, gli studi letterari, le scienze, la geometria, la musica, la scienza dei numeri, i movimenti, del mondo e delle stelle e inoltre anche i saperi medici. Alessandria fu infatti da molti punti di vista uno dei centri più vitali dello sviluppo della vita intellettuale in età antica e tardoantica. Qui la gente veniva per compiere non soltanto studi letterari, ma anche medici, matematici e filosofici. Sì, perché, come ha scritto di recente Guglielmo Cavallo, la cooperazione tra scienziati che indagavano ogni ramo della natura e letterati filologi che scandagliavano ogni piega dei testi letterari non poteva che rimandare al peripato. Il rapporto tra scienza e filologia non era solo quello di un'attenzione filologica verso i testi scientifici o di una consultazione di libri di scienza a tutto campo, ma si trattava piuttosto di un metodo inteso a recuperare, pur con certe distinzioni disciplinari, un'unitarietà tra ricerca filologico-letteraria e ricerca scientifica, accorciando la distanza tra piacere intellettuale della letteratura e sapere sperimentale. La biblioteca di Alessandria fu dunque fulcro e scrigno, tanto dei saperi umanistici quanto di quelli scientifici, e i progressi segnati in quel periodo costituiscono un importante patrimonio cruciale per gli sviluppi delle scienze e dei relativi ambiti di applicazione. Ad Alessandria visse e operò Euclide, eminente matematico e filosofo. Ebbene, egli si occupò di vari ambiti delle scienze, dall'ottica all'astronomia, dalla musica alla meccanica, oltre che ovviamente di matematica. Gli elementi, il suo lavoro più noto in 13 libri, rappresentano anche la summa delle conoscenze matematiche dell'epoca. Sono ancora oggi una delle più influenti opere di tutta la storia della matematica e nel tempo sono diventati il punto di partenza di tutti gli studi successivi in campo aritmetico e geometrico, ma anche in tutti gli altri ambiti e in tutte le altre discipline che richiedevano l'applicazione della matematica. Diciamo che abbiamo la fortuna che si siano conservati tra i tanti papiri che appunto le sabbie greco-egizie ci hanno, le sabbie egiziane ci hanno restituito, si sono conservati anche dei papiri di Euclide contenenti Euclide o proprio brani come in questo caso degli elementi di Euclide, ovvero anche esercizi, molti esercizi scolastici che però riflettono appunto la dottrina euclidea. In questo caso vediamo appunto due papiri, uno di secondo secolo d.C., uno di terzo o quarto secolo, con anche i disegni che contengono estratti dal primo e dal secondo libro degli elementi, e poi a destra invece potete vedere un ostracon, cioè un frammento di coccio
erano molto utilizzati gli ostraca nella scuola per appunto la redazione di esercizi, proprio perché erano materiali economici che si trovavano così un po' dappertutto. Anche in questo caso ci sono insomma, riportati dei problemi di geometria solida che in qualche modo riflettono anche la dottrina euclidea. Le teorie matematiche poi euclidee trovarono una grande applicazione negli studi astronomici che conobbero un impulso notevole soprattutto sotto Aristarco di Samo, un brillante matematico, scusate, un brillante matematico che si dedicò all'astronomia e fu il primo a mettere in discussione il sistema geocentrico in pro di un sistema eliocentrico. Aristarco calcolò le distanze del Sole e della Luna dalla Terra, fondandosi proprio su una serie di postulati euclidei, e la sua fama fu tale da attirare nella capitale d'Egitto matematici provenienti da tutto il bacino mediterraneo. Tra loro vi fu anche Apollonio di Perge, vissuto nel pieno III secolo a.C., che studiò con Euclide e Archimede, con i quali costituisce la triade dei matematici, dei più grandi matematici della Grecia, e fu autore di un'opera fondamentale in 8 libri sulle coniche. Infine, vogliamo ricordare anche Archimede di Siracusa, considerato come, che ha menzionato appunto nella sua presentazione il professor Grassmann, considerato come uno dei più grandi scienziati e matematici della storia, i cui contributi spaziano dalla geometria all'idrostatica, dall'ottica alla meccanica. Egli fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e intuì le leggi che regolano il galleggiamento dei corpi. In questo contesto mi piace menzionarvi una delle più recenti, importantissime acquisizioni e scoperte. Ormai le scoperte, come mi capita di dire, si fanno per lo più in biblioteche, e non, insomma, è difficile farle altrove. Di che cosa si tratta? Si tratta di un palinsesto, di un codice palinsesto, cioè di un codice che è stato allestito utilizzando fogli che provengono da altri codici, evidentemente di epoche precedenti. Ebbene, infatti il termine palinsesto appunto indica proprio la riscrittura, palin vuol dire di nuovo, hepsao vuol dire raschio, la riscrittura dovuta, che segue anzi il processo appunto di raschiamento della scrittura di un testo precedente. Ebbene, un palinsesto che contiene un eucologio, cioè un libro che insomma un libro liturgico con formulari eucaristici e con preghiere. In questo eucologio di XII-XIII secolo, questo eucologio ha rivelato in realtà la presenza nella scrittura inferiore, nella cosiddetta scriptio inferior, di frammenti di opere, sono dei fogli in realtà, appunto di Archimede di Siracusa, oltre che di un oratore greco di cui si sono conservate alcune orazioni soltanto su papiro, e cioè Iperide. Questo palinsesto è conosciuto come il palinsesto di Archimede e niente, ed è stato ben studiato e riemerso alla fine degli anni 90, nel 1998, ed è ora in studio, si trova a Baltimora. E in particolare, appunto, vi parlavo dei corpi galleggianti che si ritrovano nei fogli del palinsesto. Anche Archimede studiò ad Alessandria, appunto abbiamo detto alla scuola di Euclide, si legò d'amicizia con Eratostene e con Apollonio di Perge e con l'astronomo di corte Conone di Samo. Forse anche con Ctesibio, ingegnere e a sua volta inventore, fondatore della pneumatica e iniziatore della scuola dei meccanici alessandrini. La fama di Ctesibio è legata anche alla progettazione di armi e di macchine di uso pubblico, e le ricerche e le realizzazioni delle sue macchine furono finanziate proprio dai Tolomei, dai primi Tolomei. Non a caso, Filone di Bisanzio, uno scienziato e fisico che era stato tra i suoi allievi,
sottolinea che i primi meccanici, tra cui il maestro, avevano avuto il vantaggio e il privilegio di vivere sotto re che amavano la fama e sostenevano le arti. Per quanto riguarda proprio gli studi di meccanica, e cioè della scienza delle macchine che funzionano grazie alla presenza di leve, anch'essi gli studi di meccanica conobbero un grande impulso ad Alessandria. Il principale dei meccanici antichi, almeno stando alla ricchezza della sua produzione, fu Erone di Alessandria, che visse in un'epoca oscillante, insomma non si conosce molto, comunque tra il primo e il terzo secolo. Brillante matematico e studioso di meccanica, ricoprì anche la carica di insegnante di materie tecniche nel museo. Si occupò di pneumatica con un'opera ancora oggi considerata notevolissima, in cui descrive alcune tra le sue più importanti invenzioni, tra cui l'eolipila. L'eolipila è appunto una macchina che sfruttava come fonte naturale di energia il vapore. Eolipila o sfera di Eolo, appunto, è un mulinello a vapore costituito da una sfera che ruotava intorno ad un asse, una sfera piena d'acqua che veniva riscaldata, comunicava con un'estremità di due tubi, con una delle estremità di due tubi di sfiato che si trovavano in posizione opposta e ripiegati a L, e da questi tubi uscivano oggetti di vapore. In buona sostanza si trattava di un dispositivo che trasformava l'energia termica in energia meccanica, sfruttando la pressione derivante dal riscaldamento dell'acqua all'interno di questa sfera metallica. A Erone dobbiamo anche un trattato sulla costruzione delle macchine da guerra, anche se il suo capolavoro è il trattato di meccanica, pervenutoci soltanto in traduzione araba. È evidente che gli studi di meccanica devono molto a Erone e alla scuola alessandrina in cui egli si formò, e la loro più compiuta applicazione pratica si coglie nel cosiddetto meccanismo di Anticitera o Anticitera, uno dei più complessi e misteriosi congegni che ci siano giunti dal mondo antico e su cui si è soffermato il collega per me di dottorato e amico Paolo Bussotti in una conferenza nel mese di agosto. Quindi non dirò nulla, sia perché non sono assolutamente esperta, sia pure perché appunto ha già detto tutto Bussotti. Volevo soltanto focalizzare l'attenzione sul fatto che si tratta appunto di uno strumento astronomico che era riemerso agli inizi del secolo scorso in un relitto che fu rinvenuto al largo dell'isola di Anticitera, non lontana da Creta, e dicevo uno strumento astronomico, una sorta di planetario, possiamo dire, ante litteram, che veniva mosso da pignoni e ruote dentate di bronzo, che sono state rilevabili anche con l'aiuto dei raggi X, finalizzato a calcolare il sorgere del Sole, le fasi lunari, i movimenti dei pianeti allora noti, gli equinozi, i giorni della settimana e i mesi. Molto anche, tra l'altro, di quello che sappiamo di questo meccanismo lo ricaviamo da frammenti di iscrizione che sono stati rinvenuti e che sono allo studio di appunto specialisti. Questo straordinario congegno, complesso e fondato sulle conoscenze matematiche, astronomiche e meccaniche note tra secondo e primo secolo, si trovava entro una scatola di legno ed era azionato da una manovella. Doveva essere, deduciamo noi, uno strumento particolarmente prezioso se solo si pensa all'importanza che aveva l'osservazione degli astri per gli antichi, con ricadute evidentemente anche politiche talvolta, nel senso che si interrogavano gli astri. Dunque, al lavoro critico ed esegetico svolto per circa tre secoli all'interno della biblioteca dobbiamo sostanzialmente la sopravvivenza di tanta letteratura greca che si è conservata in migliaia di frammenti papiracei che, pur non provenendo direttamente da Alessandria ma da piccoli centri della cora greco-egizia, costituiscono per noi la sua emanazione diretta e quasi tangibile. Il patrimonio della biblioteca, che stando alle fonti ammontava a 490.000 rotoli,
andò disperso durante l'assedio della città ad opera dell'imperatore Aureliano, allorquando l'imperatore riconquistò l'Egitto che era stato dominato, che era caduto sotto il dominio di Zenobia, regina di Palmira. La storia dell'incendio della biblioteca all'epoca di Cesare deve riferirsi ai magazzini del grano e dei libri che si trovavano nel porto, forse magazzini destinati alla conservazione di materiali, di libri destinati appunto all'esportazione. Anche perché abbiamo altre fonti che documentano la sopravvivenza rispetto appunto all'età di Cesare della biblioteca di Alessandria, non solo testimonianze letterarie, ma anche l'operato di alcuni studiosi, penso per esempio a Didimo, al grammatico filologo Didimo di Alessandria, che non poté che lavorare all'interno della grande biblioteca di Alessandria. Dunque, la grande biblioteca, quella che si trovava all'interno della reggia e che ospitava i dotti e gli studiosi del museo, scomparve verso la fine del III secolo e pur senza la biblioteca madre, così viene chiamata da una fonte, per almeno un altro secolo ad Alessandria filologi e studiosi poterono giovarsi ancora della biblioteca figlia, quella del Serapeo. Una biblioteca concepita qui, la biblioteca del Serapeum, concepita per gli studiosi estranei al museo, nata all'interno del complesso cultuale dedicato a Serapide, il cui patrimonio, benché molto inferiore a quello della biblioteca del museo, sopravvisse fino quasi alla fine del IV secolo, allorquando fu distrutto da orde fanatiche di cristiani guidati dal vescovo Teofilo. Questi sono alcuni resti, è un classico di ricostruzione, ancora resti del Serapeum, e questo è il vescovo Teofilo. E in questa biblioteca, che probabilmente lavorava Ipazia, cioè il patrimonio bibliografico, il librario, si riferisce probabilmente alla biblioteca del Serapeum, Ipazia, che fu una delle ultime figure di scienziati attivi nella città fondata da Alessandro Magno. Matematica, astronoma e filosofa, figlia di quel Teone che qui nel fotogramma sempre del film Agorà viene raffigurato, dicevo, figlia di quel Teone che a sua volta studiava e insegnava ad Alessandria, oltre che la geometria e la filosofia, anche la matematica e l'astronomia. Ella fu prima allieva, quindi collaboratrice del padre, che superò in bravura, almeno così ci dicono le fonti. La storia di Ipazia è nota da diverse fonti. La filosofa fu lapidata nel 415 su ordine del vescovo Cirillo da un'orda di parabalani, un vero e proprio corpo di polizia costituito da fanatici cristiani, divenendo nei secoli poi un'icona degli ideali di tolleranza, rispetto e rifiuto di ogni ideologia pervasiva. Ma questa è appunto un'altra storia. Dicevamo di Ipazia perché, anche se la grande biblioteca non esisteva più da quando era andato distrutto al tempo della guerra condotta da Aureliano, la tradizione dell'insegnamento della matematica, dell'astronomia, della medicina e della letteratura nel museo era continuata ad Alessandria, mantenendo l'antico prestigio, come abbiamo visto anche nella testimonianza di Ammiano Marcellino. Altre fonti poi invece riferiscono che fu il generale Amil Abbas a distruggere la biblioteca su ordine del califfo Omar III nel VII secolo. Ma, e mi avvio alla conclusione, finora abbiamo parlato dei contributi della capitale d'Egitto al mondo delle lettere e delle scienze, ed effettivamente la sopravvivenza dell'ellenismo in Egitto dal periodo tolemaico in avanti ha un grande debito di riconoscenza verso Alessandria, il cui contributo alla diffusione e al mantenimento della cultura greca nelle città del Delta e delle vallate è stato notevolissimo. Ma se dobbiamo ammettere l'importanza culturale di questa città in ragione della presenza dei suoi due centri di studio filologico e scientifico, appunto la biblioteca e il museo, dobbiamo anche ricordare che l'evidenza di una vita culturale in Egitto, anche a livello non alto,
proviene in realtà da altri centri. Si tratta di piccole città, villaggi, centri più o meno ellenizzati, per i quali possiamo ricostruire, attraverso lo studio dei papiri che si sono conservati, una intensa vita culturale. Effettivamente possiamo parlare quasi di un vero e proprio paradosso. Alessandria, culla del sapere, o meglio dei saperi antichi, ideal tipo della biblioteca universale, non ci ha conservato nulla, cioè dalla biblioteca di Alessandria non proviene neanche il resto di un libro, un frammento papiraceo, a tacere anche delle testimonianze archeologiche relative alla biblioteca inesistenti. Le migliaia di testi che si sono conservati in frammenti provengono tutti dalla Cora, anche se è probabile che molti di essi siano stati scritti ad Alessandria e in ogni caso testimoniano l'irradiazione della cultura alessandrina nelle piccole città di provincia, talora addirittura in villaggi ai margini del deserto. Ossirinco, Arsinoe, Ermupolis Magna, Caranis, Ptolemais Ermiu, Socnopaioneso, Steptuni, Santinoe, Anchironcolis sono solo alcuni dei centri dai quali sono stati recuperati i papiri durante gli scavi dei secoli XIX e XX. Si tratta di piccole città rurali che vivevano di continui contatti, anche commerciali, con i centri più grandi. Tra questi, il più importante sviluppato fu senz'altro Ossirinco, capitale di distretto, eccola qui Ossirinco, attrezzata di grandi strade colonnate, di terme, di un teatro e di un ginnasio. Ossirinco con Alessandria, referente primo di Roma in Egitto, mantenne nel tempo contatti commerciali e non solo. Anche da un punto di vista culturale, il contatto tra i due centri fu continuo e fecondissimo, come i ritrovamenti dei papiri letterari, nonché dei papiri documentari, lasciano intendere. La documentazione pervenuta infatti non fa che testimoniare questi proficui e nel tempo continui scambi tra Alessandria e i centri minori, quelli cioè, come abbiamo detto, da cui proviene la quasi totalità dei papiri greci d'Egitto, papiri che si sono conservati per caso. È appena il caso di accennare conclusivamente che quello che abbiamo è frutto delle capricciose modalità di una selezione talvolta impietosa. Spesso si tratta di copie private, trascritte senza particolare cura su rotoli già utilizzati. E oltre che autori già noti, per i quali anche il contributo dei papiri è notevolissimo, in molti casi sono riemersi autori che non avevano conosciuto tradizione medievale. Cito soltanto Iperide, che ho già menzionato, o Eronda, o Menandro, o la Costituzione degli Ateniesi, di Aristotele, o le cosiddette elleniche di Ossirinco. Questa letteratura che circolava tra dotti e gente comune si è potuta conservare accumulandosi nei depositi di immondizia stratificati insieme ai documenti pubblici e privati e ad altri oggetti di uso quotidiano che ci restituiscono il quadro di una società complessa e attrezzata al tempo stesso sotto vari punti di vista. E allora, e davvero ho concluso, forse ora possiamo comprendere e direi anche meglio apprezzare le parole di Fabio Stassi con cui ho aperto questa conferenza, quando scrive: iniziavo a capire quello che Cesare e Aureliano e il califfo Omar avevano distrutto era stato solo uno scrigno che conteneva papiri di poco valore, un idolo posticcio. La sua reale fortuna, e questo è il punto che mi ha colpito particolarmente, era già stata trasferita e messa al riparo dalla sconsideratezza degli uomini e dalle insidie del futuro. Grazie a questo espediente, la biblioteca era così sopravvissuta all'avvento del cristianesimo, all'invasione araba, alla conquista dell'America, alle guerre mondiali. E sarebbe sopravvissuta pure all'invasione dei Carli che stava per conquistare il nostro estremo avamposto. Nessuna rivoluzione, nessuna dittatura, nessun conflitto e nessuna pandemia l'avrebbero mai annientata. Vi ringrazio per l'attenzione.
Ringrazio tantissimo la professoressa Otranto e credo che sono tantissime cose interessanti che abbiamo sentito. Probabilmente ci saranno anche domande. Qualcuno sì. Vorrebbe chiedere qualcosa? Mi sentite? Sì? Si è sentito, vero? Come? Sì? Si è sentito tutto, sì. Bene. Come? No, io no, e qualcuno di voi ha qualche... Qua abbiamo una domanda, sì? Oh. Sì. Oh, forse lei può venire qua a parlare nel microfono? Un attimo. Professoressa, mi scusi, ho la mascherina, non so se sì, riesce sì, a no, sentirmi, no? È stato tutto chiarissimo e la ringrazio molto. Volevo chiederle se poteva appunto aggiungere ancora qualcosa al contributo di Pazzi alla biblioteca di Alessandria, se poteva dire ancora qualcosa. Al contributo? Di Ipazia. Ah, di Ipazia. Ipazia, sì. Il contributo di Ipazia alla biblioteca di Alessandria. Cioè, le storie si toccano perché, come ho detto, Ipazia appunto opera ad Alessandria. Le fonti ci parlano di una donna che in qualche modo fu oggetto, fu vittima perché invidiata perché grazie alla sua parresia, questa capacità che lei aveva di parlare in maniera diretta e di parlare con i politici, evidentemente anche con insomma, il mondo dei cristiani, ha conosciuto una certa sfortuna, ecco, è stata sfortunata perché è stata presa di mira. La morte di Ipazia va proprio letta nella tensione tra gli ariani e gli omusiani, ma Ipazia ha lavorato, come abbiamo detto, all'interno probabilmente servendosi dei libri della biblioteca del Serapeo, perché la biblioteca di Alessandria a quell'epoca già non esisteva più, ma insegnava Ipazia, così come anche il padre insegnava nel museo. Il film di Amenabar ha portato alla luce, come vi ho detto prima, la figura di Ipazia, il merito straordinario di aver riportato l'attenzione su questa donna, su questa filosofa, su questa intellettuale, maestra eccelsa, ma appunto contiene come possiamo dire, ci sono alcune... alcune sviste, ecco, che però perdoniamo, perché alla fine dal 2010, cioè dall'epoca in cui è uscito questo film, si è ritornati a parlare di questa figura, di questa icona degli ideali di tolleranza e di rispetto e, come ho detto prima, di rifiuto di ogni ideologia pervasiva. Di Ipazia sappiamo dalle fonti che insegnava le discipline del quadrivio cosiddetto, cioè l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e anche la teoria musicale, e sappiamo che appunto collaborò con il padre alla redazione di commenti a matematici antichi, però anche di Ipazia non si è conservato nulla, si sono conservate appunto probabilmente, abbiamo una notizia che fa riferimento proprio invece al lavoro di collaborazione con
il padre Teone, che fu appunto un membro del museo, e questo è documentato da una testimonianza letteraria dell'Essico Suda che ci parla di Teone come di un membro del museo che quindi ancora era perfettamente funzionante e attivo, pur forse, come abbiamo detto, privo della grande biblioteca. Ma sui Pazzi si potrebbe parlare moltissimo, a cominciare dalle fonti che ci hanno restituito appunto il racconto della sua storia, che sono l'epistolario di Sinesio di Cirene, ma sono anche la storia ecclesiastica di Socrate Scolastico, la vita di Isidoro di Damascio. E anche una fonte che è la cronaca di un vescovo copto, Giovanni di Nichiu, che ci restituisce insomma, versione della storia di Ipazia, assolutamente contraria e diciamo, malevola nei confronti della filosofa. Ma c'è tantissimo, io le posso suggerire. Sei appassionata di Pazia, la lettura del libro di Silvia Ronchey, che recentemente, credo 4-5 anni fa, ha riraccontato con grande maestria la storia di questa donna, utilizzata in maniera discorsiva, ma al tempo stesso dandoci tutte le fonti, quindi dando la possibilità a chi vuole fare un lavoro anche di carattere scientifico di recuperare tutte le fonti che sono alla base di un racconto, che è un racconto difficile, complesso, talvolta contraddittorio, come spesso sono i racconti delle cose del mondo antico, perché appunto dobbiamo barcamenarci tra fonti diverse e spesso, anche, diciamo, che è difficile armonizzare, ma davvero questo libro sui Pazzi di Alessandria, scritto da Silvia Ronchey, può essere un buon punto di partenza, se per caso ha interessi particolari sulla filosofa. Naturalmente l'ho detto prima, ma lo ribadisco, Ipazia incarna perfettamente la figura della filosofa, in questo caso anche donna, che della scienziata che lavora appunto nel museo, figlia di Teone, quindi con una tradizione di studi alle spalle, e che lavora su temi che sono temi scientifici, come abbiamo detto e abbiamo visto, e quindi rappresenta un po' un simbolo anche di questo, no? Della persistenza di queste tematiche, di questi studi, insieme e accanto a quelli filologici, dei quali sempre si sente parlare forse in ma misura maggiore in relazione alla Biblioteca di Alessandria. Spero di aver soddisfatto la sua curiosità. Ringrazio tanto. Favore. C'è un'altra domanda? Un attimo. Io credo intanto che si può dire sicuramente che abbiamo trovato qua un punto importante, di discussione importante. Credo che questo tipo di presentazione dovrebbe anche essere più frequente, perché è veramente un campo grandissimo. Abbiamo un'altra domanda? Buongiorno professoressa, io le chiederei due curiosità. Se sono venuta un po' più tardi dall'inizio, mi sono persa credo i primi 10 minuti del suo intervento, per questo le chiedo se la biblioteca, oltre a essere luogo di filosofi e scienziati, era anche luogo di arti, se venivano fatte delle performance come teatro, come mostre, cioè se la cultura era a 360 gradi. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece è un'altra curiosità più che altro, è quando lei ha mostrato le macchine che vennero studiate e proposte all'epoca, mi sono chiesta se Leonardo,
avesse avuto qualche input, qualche legame sulla biblioteca, su quello che ad Alessandria era stato fatto. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, devo dire che la biblioteca, nella prima parte della conferenza mi sono soffermata proprio sul sottolineare, e ho sottolineato la valenza, il ruolo della biblioteca come luogo di studio, quindi la biblioteca come luogo di raccolta e anche di studio. E quindi diciamo di performance interne proprio alla biblioteca. Ecco, io non, insomma, intanto mi verrebbe da dire, non saprei risponderle, ma sicuramente diciamo il complesso di istituzioni, biblioteca e museo, miravano anche alla promozione di studi, evidentemente anche di studi artistici, per così dire, in senso moderno e in senso ampio. Ora, che questo avvenisse all'interno della biblioteca, ecco, questo non saprei dirglielo, ma temo che non ci siano fonti che parlano al riguardo. E anche al riguardo abbiamo detto che le fonti proprio sulla vita interna alla biblioteca non sono già di base numerose. Però sicuramente sì, lo sviluppo degli studi figurativi sicuramente lo possiamo presupporre. Poi mi chiedeva l'altra cosa che mi chiedeva, ah, Leonardo, ecco, su questa così sua domanda, davvero confesso che non so cosa, non saprei cosa rispondere, nel senso che forse qui qualcuno che è più addentro negli studi di storia della scienza, di studi appunto su Leonardo, saprebbe rispondere. Io confesso di non avere idea dell'eventuale, la posso solo ricostruire, questo sì, posso immaginare che diciamo ci fosse comunque una conoscenza del lavoro che diciamo di carattere insomma, il lavoro scientifico svolto all'interno della Biblioteca di Alessandria, anche perché appunto questi testi che si sono conservati e sono giunti fino a noi, si sono conservati perché c'era un interesse intorno ad essi e quindi venivano copiati, trascritti e circolavano, no? Poi insomma sono cominciate le edizioni a stampa, quindi hanno conosciuto ulteriore e maggiore diffusione, per non parlare delle traduzioni che hanno conosciuto, traduzioni arabe, traduzioni latine, quindi mi immagino che sì, il contatto ci sia stato, ma io non so rispondere se non in questa maniera, diciamo, di carattere un po' deduttivo. Tantissime grazie. C'è un'altra domanda ancora? Un attimo, per favore, può farsi venire al. Sì, perché? Un attimo, per favore. Buongiorno, grazie dell'ucidazione. Avevo una domanda brevissima riguardo la salvezza di questi testi preziosissimi nella biblioteca. Da quello che ho dedotto dal suo racconto, grazie praticamente ai rifiuti sono stati salvati. Erano stati messi insieme ai Sì. rifiuti e quindi nel corso dei secoli si sono tramandati grazie a questa Esattamente. noncuranza, non lo so. È vero? Adesso, sì, assolutamente. È Grazie, un po', grazie. diciamo, io, grazie a lei per questa osservazione che mi consente di spiegare forse un po' meglio qualcosa che ho raccontato, buttato lì, ma è veramente così, nel senso che, come vi dicevo, dalla Biblioteca di Alessandria non viene nulla, tutto quello che noi abbiamo, tutto quello che noi diciamo, abbiamo recuperato, lo abbiamo recuperato da centri che non erano proprio appunto Alessandria, ma erano, come abbiamo detto, centri della Cora, centri marginali, dove i frammenti papiracei si sono potuti accumulare depositandosi e stratificandosi, ecco, e poi essendo stati ricoperti da sabbia, che ne ha preservato sostanzialmente la vita.
Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che per alcuni di questi frammenti di libri antichi noi dobbiamo ipotizzare che magari a un certo punto perdevano di attualità, perdevano di interesse e venivano buttati via, venivano scartati. Questo vale sia per la letteratura, ma vale anche per i papiri di contenuto documentario. I documenti a un certo punto non erano più attuali, non erano più considerati interessanti e quindi venivano lasciati via, appunto abbandonati. Qui il tempo e le condizioni climatiche particolarmente favorevoli hanno fatto il resto, perché appunto il clima secco, arido e il fatto che questi frammenti di papiro, quale che ne fosse il contenuto letterario o documentario, siano stati ricoperti di sabbia, ha fatto sì che sostanzialmente, grazie ad una serie di fortune, di vicende fortunose e fortunate, questi testi si siano conservati e sono riemersi dalle sabbie egiziane, diciamo a partire dagli inizi del XIX secolo, quando si risvegliò l'interesse per l'Egitto a seguito della campagna napoleonica, appunto. In Egitto, quando appunto in Europa si cominciò a comprendere che dall'Egitto potevano appunto in Egitto essere recuperate antichità e pezzi di grande interesse, sempre appunto appartenenti al mondo antichissimo antico, e quindi piano piano poi, attraverso una storia che però forse non è il caso qui di raccontare, si è cominciato a guardare all'Egitto come luogo che avrebbe potuto restituire qualcosa, e piano piano, all'inizio casualmente, attraverso l'intermediazione da una parte di diplomatici che erano interessati appunto al reperimento di materiali e dall'altra l'intermediazione appunto di persone del luogo che avevano cominciato a scavare anche clandestinamente, a trovare questi frammenti scritti, piano piano, quindi prima in questa fase cosiddetta dell'età dei consoli e poi con la fase delle grandi scoperte e dell'organizzazione delle campagne di scavo, nella seconda metà del XIX secolo, si è cominciato questa operazione, che poi non è durata tantissimo, di scavo, di sotterramento e di recupero di papiri che poi sono stati inviati in Europa, ma anche negli Stati Uniti, in America, a seconda di chi conduceva le campagne di scavo, e dove tuttora si trovano, conservati nelle biblioteche di conservazione e di studio, e dove poi hanno preso ad essere pubblicati. Però l'idea della letteratura che si è conservata, diciamo letteratura, ma diciamo anche papiri documentari, di papiri letterari e documentari che si sono conservati nei depositi di immondizia stratificati, è un'idea che corrisponde ad uno stato di fatto, cioè venivano trovati questi papiri in questi cumuli di immondizia stratificati. E piano piano questi cumuli sono stati smantellati e ci hanno restituito alcune tra le più belle pagine, e in molti casi pagine perdute di cui non sapevamo nulla, perché appunto alcuni autori non si erano conservati nella tradizione medievale, ma abbiamo avuto la fortuna di recuperarli in questo modo. Ecco perché il racconto di Stassi mi è sembrato particolarmente felice. L'incontro, come sempre capita con questo racconto e con i libri in generale, è casuale, ma neanche troppo, nel senso che io amo questo scrittore, e quest'estate ho cominciato a leggere questa raccolta di racconti, Vivere con i classici. Devo dire che il primo non mi ha entusiasmato, quindi l'avevo lasciato, il primo della Jimenez Bartlett, l'avevo messo via. Poi l'ho ripreso e ho ritrovato un po' il senso di quello che io avevo pensato di raccontarvi oggi, cioè quella pagina finale che vi ho letto, in cui si dice che tutto sommato non è stata la biblioteca di Alessandria a conservarci i classici, ma dice
Stassi, adesso lo riprendo, la sua fortuna reale era già stata trasferita e messa al riparo dalla sconsideratezza degli uomini e dalle insidie del futuro. Grazie a questo espediente la biblioteca era così sopravvissuta, cito, una serie di catastrofi, tra cui anche la pandemia, che è sicuramente riferibile alla nostra pandemia, perché il libro è stato stampato nel giugno del 2020, quindi immagino che il riferimento non sia assolutamente casuale. E quindi l'idea che sì, nella biblioteca di Alessandria tutto ha origine, la biblioteca di Alessandria rappresenta tutto quello che abbiamo detto, però poi non viene nulla di là, proprio materialmente, né come abbiamo detto da un punto di vista dei resti archeologici, né come papiri. Tutto ciò che si è conservato in questi centri minori, che poi sono stati, hanno avuto una loro storia e naturalmente diciamo, la fortuna e la sorte, e dicevo prima anche le condizioni climatiche hanno favorito, e ambientali hanno favorito la conservazione di tanto materiale che invece nella zona del delta del Nilo, umida e quindi diversa, e poi anche diciamo con la storia diversa che ha avuto la città di Alessandria, appunto lì non si sono conservati. Io penso che questa osservazione è estremamente interessante, non ho pensato di questo punto di vista, in particolare nel contesto del nostro progetto, perché noi stiamo parlando del ciclo chiuso delle biomasse, o detto in modo diverso, noi vogliamo riutilizzare cosa oggi è considerato mondizie. Sì, anche noi parliamo qua in fatto di rievaluare mondizie che in verità non sono mondizie, e qua dopo ritorna l'argomento, una volta compreso questa connessione, indietro, perché si può a questo punto dire che abbiamo anche con questo progetto un ciclo chiuso da un punto di vista intellettuale della biblioteca di Alessandria, perché dopo la sua distruzione tantissimo è stato perso, come per esempio lo specchio di Archimede, e finora stato considerato uno scherzo, una favola. Il meccanismo di Antikythera non è stato preso serio per 100 anni, fino a quando la gente lo ha capito. E la Eolipile, sì, peggio ancora, lo specchio era dimenticato, era nell'oblio, ma con la Eolipile era peggio, la Eolipile era conosciuta, e per 2000 anni la gente ha riso che non è serio, che non è efficiente, che non è rilevante, che è quasi peggio. E allora adesso noi prendiamo queste mondizie intellettuali e cerchiamo di farli rivivere, e li usiamo e vediamo, ma sono cose bellissime che possono permetterci un futuro senza di CO2. Allora penso che questa parallela è veramente molto, molto profonda, interessante e da riflettere ancora nel futuro. Sì, sono assolutamente d'accordo con questa osservazione che lei ha fatto. È particolarmente felice, no, l'accostamento tra riutilizzo negli ambiti, nei vostri ambiti, del materiale appunto scartato, trova un parallelo, forse irriverente, ma insomma sicuramente reale, nel riutilizzo di appunto, nella scoperta di questi tesori antichi che diversamente avremmo perduto e che si sono conservati appunto in questi cumuli stratificati di immondizia. Sì. Io penso che nonostante di questo maledetto virus, qua siamo riusciti insieme di veramente fare un passo avanti, che è bellissimo, e ringrazio un'altra volta tantissimo la professoressa Otrando, e speriamo che la collaborazione e il lavoro continuano e che avremo altri incontri di questo tipo anche nel futuro. E vorrei chiudere a questo punto e ringraziare tutti i partecipanti anche. E a presto, speriamo.
Grazie, grazie a voi per l'occasione e buon lavoro e a presto, senz'altro. Grazie, arrivederci. Allora.